se si riprendono i giornali dell'epoca si ritrova questo attacco che viene condotto dalla stampa di Torino contro il parroco che aveva celebrato la messa, non considerando che Meroni si era macchiato del peccato di concubinaggio. Ecco, oggi sembrerebbe incredibile non solo che non si possa avere un funerale in chiesa per questo, ma che un giornale si prenda lui la briga di attaccare il parroco che celebra questa messa in memoria. Non, raccontare questo è un po' raccontare le infrazioni che vennero gradualmente concepite e commesse dalla generazione che poi sarebbe arrivata all'appuntamento con il 68, ma che non aveva la più pallida idea che sarebbe arrivato il 68, non aveva la più pallida idea che sarebbe diventato movimento di massa, però questi segnali c'erano e, se devo dire, li ricordo forse come la parte più bella e fresca di quella esperienza, proprio la voglia di essere se stessi prima ancora che arrivi l'ondata politica e ideologica. E Meroni rappresenta questo. Morì d'altra parte nel 67, alla vigilia dei moti studenteschi, e senza comunque avere mai voluto caratterizzare in senso politico, in senso ideologico, quello che stava facendo. Era un ragazzo di oratorio, disarmante nella sua tranquillità. Era disarmante perché pensava di fare delle cose del tutto naturali. E io questo non me lo aspettavo, l'ho imparato a capirlo proprio parlando con chi lo aveva conosciuto molto bene. Non era il ribelle degli stadi, era la persona libera degli stadi. Era ammiccante, era scherzoso, dissacrante sicuramente, ma perché pensava che comportarsi in quel modo fosse il suo modo di esprimersi. Il ragazzo venuto dalla provincia, il ragazzo cresciuto in oratorio, senza grandi grilli per la testa, non con l'idea del successo e del denaro, nonostante fosse uno dei giocatori più pagati, nonostante per lui Agnelli fosse arrivato ad offrire la cifra più alta mai offerta per un calciatore nella storia del pallone. Non amava, non cercava quello, cercava davvero la sua diversità, che poteva esprimersi con la frangetta, poteva esprimersi anche con la balilla foderata all'interno di rosso, poteva esprimersi con la gita sul lago di Como con la famosa gallina al guinzaglio, poteva esprimersi con quel suo progetto di diventare pittore e di lasciare il calcio mentre era uno dei calciatori più popolari d'Italia, perché anche questo accarezzò come progetto. Forse se non fosse stato investito quella sera lo avrebbe anche realizzato quel sogno, lasciare il calcio e andare a vivere su una barca nel lago di Como e fare il pittore. Non volle neanche approfittare della sua fama per fare delle esposizioni dei suoi quadri, delle sue pitture. Non lo fece mai, perché non voleva che il giudizio su quei quadri venisse condizionato dalla popolarità che aveva come calciatore. Voleva essere pittore vero. Questa è la ricerca. Pensiamo che questo accade a un ragazzo che muore a 24 anni, quindi pensiamo quanto sia stata intensa la ricerca della sua autenticità, dall'oratorio di Como fino al sogno di essere pittore nella Torino degli anni 60. Tanto che la prima vera mostra dei dipinti di Meroni l'abbiamo fatta quando si è presentato il libro La farfalla granata, venne presentato all'Università Bocconi, ottenemmo i suoi quadri, i suoi dipinti, facemmo una prima senza di lui, molto bella, e anche in quell'occasione abbiamo avuto modo di riflettere, perché c'erano anche i miei coetanei che lo avevano amato, oltre ai suoi parenti, su quale fosse la carica di diversità che Gigi Meroni portò nel calcio.
nessun giocatore ha mai pensato all'apice della sua fama di mollare tutto e di darsi all'arte. Ci vuole un bel coraggio soltanto a pensarlo. Ma qual è stato il tuo primo incontro a distanza, voglio dire? Il primo incontro è stato, ero a Torino, allora abitavamo a Torino, avevo finito la quinta ginnasio, eravamo stati trasferiti quell'anno e me ne sarei andato dopo 2 o 3 mesi, e mi ricordo che presi la stampa e c'era un articolo che annunciava l'acquisto da parte del Torino di Meroni dal Genoa. E c'era scritta la cifra, mi sembra 350 milioni, e si diceva però è una cifra alta, ma in questo modo il Torino si è assicurato un giocatore che nel giro di pochi anni sarà uno dei più forti al mondo. E io ho pensato, boom, questo è il giornale che tifa per le squadre di casa, che quindi presenta come uno dei futuri più grandi calciatori al mondo un ala che arriva dal Genoa. E invece mi dovete ricredere, proprio lo ricordo molto bene questo articolo, perché io avevo seguito Meroni come prima riserva, poi giocatore del Genoa, ma non mi ero reso conto di quanto fosse forte e neanche di quale fosse la sua, appunto, la diversità che mi avrebbe fatto innamorare, delle fantasie che avrebbe potuto suggerire e suscitare nei ragazzi di 15-16 anni. Poi l'ho visto giocare nel Torino ed è stata una passione. Gli ho visto fare un gol da pazzi contro l'Inter, che probabilmente è valso lo scudetto quell'anno all'Inter, era 66-67, a Milano. Ed era in mezzo alla difesa più forte del mondo. E da solo toccò la palla facendogli fare una traiettoria da pallonetto avvelenato che Sarti, il portiere dell'Inter, rimase a guardare costernato, ma fece fuori con quella battuta Guarneri, Picchi, Facchetti, Burnic, cioè, erano tutti intorno a lui era da solo e la palla se ne andò, sembrava teleguidata, a infilarsi all'incrocio dei pali alla sinistra di Sarti. Come si faceva a non rimanere ammirati da un calciatore così? Perché tu pensi, questo gol lo ha fatto uno che nel calcio è un estraneo, ecco. Eppure riesce a piazzare questi colpi. Quando ho scritto il libro, sono andato alla sede della RAI di Milano a rivedere quel gol e ho chiesto a un tecnico della RAI di tirarmi fuori le cassette che c'erano. L'ha ritirata fuori. Lui non sapeva nulla di Meroni e questo mi ha confortato, ecco, nell'idea di avere scritto di lui, perché è assurdo che ci siano tifosi di calcio che non sappiano nulla di Meroni. Quando vide quel gol rimase anche lui di stucco e disse, ma chi è Maradona? E ho detto, no, guardi, è Meroni, ma deve imparare a conoscerlo questo personaggio, perché è stato uno dei più grandi della storia del calcio. E con mio piacere la Farfalla Granata è stata accolta da lettori che era come se scoprissero qualcosa dentro di sé. Il giocatore era stato, tranne naturalmente che dai tifosi del Torino, un po' allontanato dalla memoria collettiva. Probabilmente è stata anche una punizione che ha subito come effetto collaterale della punizione avuta in nazionale. Di quella chiamiamola così, di quella vergogna con la Corea del Sud del 1966, Meroni fu l'unico a pagare. Tutti gli altri rimasero in nazionale. L'unico a pagare, e fu pretestuoso, fu proprio Gigi Meroni, che poi ha pagato un po' anche nella memoria successiva.